Buonasera, sono Sandro Saludelli, rappresentante per l'Italia della scuola Kazemo di Yubei Kogawa Ha. Questa sera analizziamo la forma Aiki Jujutsu Hidoi Nihonme, la sequenza numero 3. Grazie al mio collaboratore Nusan. La sequenza prevede un attacco Shomen con il braccio destro. Per interrompere l'azione di attacco da parte di Ke, andiamo a strutturare la nostra posizione del corpo in modo che andiamo ad afferrare, o meglio, a interrompere l'azione, creando immediatamente una struttura che possa squilibrare il corpo di Ke, andando a fare una parata di anticipo, o meglio, in forma di ai dell'attacco. Andiamo ad afferrare, o meglio, a spingere sotto il gomito con l'avambraccio destro, cercando di portare la mia struttura corporea verso il mio lato destro, quasi incrociando l'attacco con la mia posizione del corpo. Per questa condizione abbiamo interrotto l'equilibrio di Uke e abbiamo destrutturato la sua posizione di forza e andiamo in torsione cercando di portare con la mano sinistra lo squilibrio in posizione del triangolo di squilibrio di Uke. Da questa condizione andiamo a destrutturare la posizione del corpo della parte superiore rispetto alla forma delle gambe. In che maniera? Impadronendoci del braccio di Uke, utilizzandolo come un timone e portando immediatamente la spinta in avanti e torcendo la parte del busto rispetto alle gambe. Quindi facciamo due passi in avanti, sinistro e destro, in modo da obbligare che andare immediatamente in ginocchio e, grazie a questa torsione, spingerlo a esporre il lato opposto, quasi a voler provare un secondo attacco. Da questa condizione avvolgiamo anche il braccio sinistro di Uke, andiamo a portarlo a sedere, sollevando le braccia in modo che la posizione forte di Ara vada a sgonfiarsi completamente. Da questa posizione di difficoltà di Uke andiamo sulla linea della sua gamba destra, andiamo ad appoggiare molto indietro la mano destra a terra, in modo che grazie al suo peso lui non possa ritirare il braccio autonomamente. Per una questione di sicurezza andiamo ad appoggiare la tibia all'altezza del gomito, che mantiene la possibilità di evitare che possa flettere il braccio e recuperare l'equilibrio. L'altro braccio sinistro andrà con una lieve torsione portato nell'inguine, bloccato all'altezza del mio inguine. Andiamo a fare una pressione verso basso grazie alla mia posizione del baricentro che va a premere direttamente sul suo gomito e grazie alla flessione delle mie gambe andrò a premere sia sul gomito sinistro che sul gomito destro con la tibia e avrò la possibilità di poter caricare la mano destra per terminare l'azione. Andiamo ancora una volta lentamente. Sì. Mi auguro che il video possa essere stato un po' più esplicativo di quello che si vede normalmente sul canale YouTube. Vi ringrazio dell'attenzione, alla prossima.